Italian Head Start, Tape 9, Side 2, Expansion Unit. In this unit, you will be dealing with some emergency situations on the road. Don is driving along a country road in Italy. Suddenly, his car stops and refuses to start again. Someone stops to help. He tells the driver he has car troubles and asks for a ride to the next village. Listen. Scusi, ho un guasto alla macchina. Potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese? Ma certamente, salga da dove posso telefonare può andare ad un bar o alla posta? Listen again to the conversation. Scusi, ho un guasto alla macchina potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese? Ma certamente, salga da dove posso telefonare può andare ad un bar o alla posta? If you want to tell someone that your car broke down or that you've got car problems, you say, Ho un guasto alla macchina. Un guasto. Un guasto. Alla macchina. Alla macchina. Ho un guasto alla macchina. Ho un guasto alla macchina. Again. Scusi. Ho un guasto alla macchina. Don asks the driver, Can you give me a lift to the next village? He says Potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese. Repeat. Potrebbe darmi. Potrebbe darmi. Un passaggio. Un passaggio. Potrebbe darmi un passaggio. Potrebbe darmi un passaggio. fino al prossimo paese fino al prossimo paese repeat potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese The driver of the car agrees to drive down to the next village and invites him to get in his car. Listen and repeat. Ma certamente salga. Salga is the command form of the verb salire. To climb, to go up, and to get in. Repeat. Ma certamente salga. Ma certamente salga. When they get to the village, Don asks the driver of the car where he can telephone. Listen. Da dove posso telefonare? Repeat. Da dove posso telefonare? Da dove posso telefonare? Again. Da dove posso telefonare? They are in a small village, and there are no telephone booths. So the driver advises Don to go to a bar or to the post office. Può andare ad un bar o alla posta. Repeat. Ad un bar. Ad un bar. Alla posta. Alla posta. Ad un bar o alla posta. Può andare ad un bar o alla posta? Può andare ad un bar o alla posta? Da dove posso telefonare? Può andare ad un bar o alla posta? Now, suppose Don has witnessed an auto accident and wants to ask someone to notify the police. Listen. Scusi, signore, c'è stato un incidente stradale vicino a Sorrento, a circa due chilometri da qui. Può chiamare la polizia, per favore? Presto, ci sono dei feriti. Listen again. Scusi, signore, c'è stato un incidente stradale. vicino a Sorrento, a circa due chilometri da qui. Può chiamare la polizia, per favore? Presto, ci sono dei feriti. Line line C'è stato un incidente stradale vicino a Sorrento. C'è stato is the past form of c'è. It means there has been. Repeat: C'è stato. C'è stato. Un incidente stradale. Un incidente stradale. C'è stato un incidente stradale. C'è stato un incidente stradale. C'è stato un incidente stradale vicino a Sorrento. He adds the distance. A circa due chilometri da qui. And that it is near Sorrento. Vicino a Sorrento. Repeat. A circa due chilometri da qui. Vicino a Sorrento. Exercise 1. Listen and repeat. Vicino a. Vicino alla stazione. Vicino a Sorrento. Vicino all'incrocio di via Solferino con via Roma. Then Don asks the man to call the police. Listen. Può chiamare la polizia? Repeat. La polizia. La polizia. Chiamare la polizia. Chiamare la polizia. Può chiamare la polizia? Può chiamare la polizia, per favore? He goes on to tell the man to hurry because there are injured. Presto, ci sono dei feriti. Listen and repeat the entire report of the accident. Scusi, signore, c'è stato un incidente stradale. Vicino a Sorrento. A circa due chilometri da qui. Può chiamare la polizia, per favore? Presto, ci sono dei feriti. If you are involved in a car accident, say Ho avuto un incidente stradale. I have had a car accident. Repeat. Ho avuto. Ho avuto. Ho avuto un incidente stradale. Ho avuto un incidente stradale. In exercise 2, substitute the phrases in your text as in the model. You hear la polizia. You say Può chiamare la polizia? Your turn. La polizia. Può chiamare la polizia? La polizia militare. Può chiamare la polizia militare? I carabinieri. Può chiamare i carabinieri? La polizia militare della Marina Americana. Può chiamare la polizia militare della Marina Americana? La pubblica sicurezza. Può chiamare la pubblica sicurezza? Un dottore. Può chiamare un dottore? Un'ambulanza. Può chiamare un'ambulanza. Un carro a trezzi. Può chiamare un, un carro a In exercise 3, listen and repeat some sentences we hope you will never have to use. Ho avuto un incidente stradale. Mi fa male qui. Sono ferito. Mia moglie è ferita. Ci sono dei feriti gravi. Non muovetemi. Mi porti all'ospedale. Può portarmi dal dottore. Può aiutarmi? Aiuto! Exercise 4. Listen and repeat some sentences that will prove useful in case of car trouble or an accident on the road. Sono senza benzina. Ho una gomma a terra. Non so che sia. Non si avvia. Penso che sia la batteria. È surriscaldato. Penso di aver bisogno di olio. Penso che il radiatore abbia bisogno di acqua. C'è qualcuno che parla inglese? Exercise 5. Say in Italian. Excuse me, I've got car problems. Mi scusi, ho un guasto alla macchina. Can you give me a lift to the next village? Potrebbe darmi un passaggio fino al prossimo paese? Where can I telephone? Da dove posso telefonare? Is there anyone who speaks English? C'è qualcuno che parla inglese? There has been an auto accident near Gaeta, about 15 kilometers from here. C'è stato un incidente stradale vicino a Gaeta, a circa 15 km da qui. Can Può chiamare la polizia militare? Sono ferito, può aiutarmi? I'm injured, can you call an Sono ferito. Può chiamare un'ambulanza? Don't move me. It hurts me here. Non muovetemi, mi fa male qui. People have been injured. Can you call the police, quick? Ci sono dei feriti. Può chiamare la polizia, presto? I have a flat tire. Can you help me? Ho una gomma a terra. Può aiutarmi? I'm out of gas. Can you give me a lift to the next gas station? Sono senza benzina. Può darmi un passaggio fino alla prossima stazione di servizio? Now, listen and repeat some parts of a car. L'asse, l'asse. L'avviamento, l'avviamento. La batteria, la batteria. Le candele, le candele. Il carburatore, il carburatore. La cinghia del ventilatore. La cinghia del ventilatore. Il cofano. Il cofano. I fari. I fari. I fari antinebbia. I fari antinebbia. Il filtro dell'aria. Il filtro dell'aria. Il filtro dell'olio. Il filtro dell'olio. I freni. I freni. La frizione. La frizione. Il clacson. Il clacson. I lampeggiatori. I lampeggiatori. Le marce. Le marce. La marmitta. La marmitta. Il motore. Il motore. Il parabrezza. Il parabrezza. Il pneumatico. Il pneumatico. Il copertone. Il copertone. La ruota. La ruota. La pompa dell'acqua. La pompa dell'acqua. La pompa della benzina La pompa della benzina La ruota di ricambio La ruota di ricambio Il serbatoio Il serbatoio Il tergicristallo Il tergicristallo La trasmissione. La trasmissione. This is the end of Tape Nine Side Two.